tutti, oggi ci troviamo a Nova Siri, che come sapete è la casa di Cinema da Mare, e oggi siamo con il sindaco Eugenio Sigliano. Buongiorno sindaco e ben ritrovato. Buongiorno a voi. Buongiorno e grazie per aver accettato questa intervista. Allora, Nova Siri è un po' la città del cuore per tutti i ciliemini, perché è la casa di Cinema da Mare, è una delle tappe preferite. Però dal suo punto di vista, dal punto di vista dei cittadini di Nova Siri, soprattutto del suo punto di vista, cos'è Cinema da Mare? Se magari lei ci racconta un po', perché ha visto anche un po' nascere questo progetto, ha visto negli anni, nel corso degli anni lo sviluppo, magari se ce ne racconta un po'. Assolutamente sì, Nova Siri è stata la piccola, la culletta di Cinema da Mare. È inutile ricordare, ma lo faccio volentieri, che il direttore, il dottor Franco Rina, è originario di Nova Siri, un Nova Siri Sedoc, quindi un motivo d'orgoglio per questa comunità che vede questa carovana ogni anno impreziosire il suo cartellone estivo. Io personalmente, e Nova Siri in massima parte, abbiamo visto nascere, abbiamo visto la fase embrionale, i primi anni, senza trascurare gli ultimi, ci mancherebbe, sono stati a dir poco fantastici per questa comunità che ha avuto l'onore e il grande privilegio di veder filare, tra virgolette, della Nova Siri, gente del calibro di Wim Wenders, Giuseppe Tornatore, per ricordarne alcuni, e quindi poter interloquire, scambiare due parole con questi personaggi che hanno segnato la storia del cinema mondiale, non solo italiano. Quindi è stato qualcosa di eccezionale ed è, ripeto, una perla che impreziosisce annualmente il nostro cartellone estivo. E poi devo essere sincero, la gente di Nova Siri vive questo rapporto in simbiosi, ormai fa parte della cultura e perché no, anche della tradizione. Vedere tutti questi giovanissimi filmmakers che si avvicinano a questa realtà per trarne degli scocci, degli sprazzi e anche qualcosa del folklore, come è stato visto in passato, e metterli in pellicole. È meraviglioso per Nova Siri, non solo per il sottoscritto. Bene, beh, noi sappiamo anche che ci sono tanti filmmaker a Nova Siri, tanti ragazzi che hanno avuto voglia di fare e anche però i cittadini ci hanno accolto sempre in modo molto caloroso e hanno partecipato, aiutato nel fare questi cortometraggi. Lei cosa ne pensa a riguardo? Nel senso, ci sono dei corti secondo lei che sono rimasti ancora nel ricordo dei cittadini? C'è qualche corto in particolare o li ha apprezzati tutti, diciamo, ugualmente? Soprattutto io mi ricordo, io non ricordo i nomi di No. preciso, ma soprattutto è stato bello il connubio che si è venuto a creare nel momento in cui diversi filmmaker hanno cercato di riprendere dei flash, diciamo, me ne ricordo uno bellissimo, chiaroscurale su Nova Siri Paese, torci veramente forti che diciamo, se noi viviamo tutti i giorni in una realtà, magari ci sfuggono, e Certo. invece sono bellissimi a vedere dei paesaggi, dei tratti somatici veri e propri di alcune case, di alcune persone. Questo è stato meraviglioso, senza nascondere poi altri. Vabbè, forse la maggior parte è stata fatta a Marina di Nova Siri sul lungomare, e lì ce n'è materiale, però quelli che mi sono rimasti più impressi ritraevano e riprendevano tanti Sì, spunti certo, della vita di Nova Siri Paese. e quindi in un certo senso questi cortometraggi permettono anche a voi di riscoprire il vostro territorio, perché penso sia abbastanza interessante. Poi non lo so cosa lei ne pensa riguardo, vedere
il paese Nova Siri visto dagli occhi di chi è esterno, quindi vedere magari una visione nuova del proprio territorio attraverso gli occhi di appunto questi ragazzi, no? La potremmo considerare come una ripresa di coscienza, cioè Ah. riscoprire cose, ripeto, che nel quotidiano magari ti sfuggono, eppure la loro bellezza è tale, perché come diceva Saint-Exupéry, l'essenziale è invisibile agli occhi. Noi l'essenziale ce l'abbiamo ogni giorno, abbiamo una straordinaria bellezza nelle strade del borgo di Nova Siri Paese, senza escludere il nostro meraviglioso bosco alle spalle di Nova Siri Paese, per non parlare di alcuni paesaggi della Sagaria. La Sagaria sarebbe una cascata alle pendici di Nova Siri Paese, le Vasche di Sant'Alessio. Marina di Nova Siri poi ci offre quel bellissimo lungomare, la nostra spiaggia. Certo, e per l'appunto, parlando di queste bellezze, se magari lei ci racconta un po' Nova Siri, ecco, quali sono questi luoghi, diciamo, che sono più interessanti, magari se ha qualche aneddoto, qualche storia, qualche cosa da raccontarci, ci racconti un po' Nova Siri? Io sono di parte perché sono nato e cresciuto in Nova Siri Paese, quindi ho avuto il piacere, la fortuna di vivere proprio nel castello di Nova Siri Paese, il castello che si dice essere stato abitato da Diego Sandoval de Castro. Quello sarebbe un set eccezionale, è stato già fatto in passato da alcuni da filmmakers. Il castello qui a Nova Siri Paese è eccezionale, come pure la scarpata con questo torrente che passa e poi forma la cascata della Sagaria. Le vasche che si trovano ancora più a valle. Gli aneddoti ce ne sono tanti perché ho vissuto la mia giovinezza qui e quindi sono di parte. Parlerei soltanto di questo e sono ricordi legati alla mia infanzia. Mi piacerebbe che molte storie venissero ambientate proprio così, in questi luoghi, senza trascurare forse la parte più interessante da un punto di vista urbanistico architettonico, che è la porticella, Ah. urbanistico primitivo di Nova Siri Paese, per poi scendere per la scalinata e arrivare giù. Assolutamente scorci da vedere e da riprendere. E c'è qualche luogo che ancora non è stato, diciamo, utilizzato nei corti che magari lei appunto dice. Il bosco di Nova Siri, perché in sé credo che lì ancora non sia arrivato cinema da mare. Posso dare, io sono stato non ripreso, ma mi ha ricordato della ricchezza del bosco il direttore Francolino Papa, ed è diciamo, un importante luogo da riscoprire senza se e senza ma. E allora speriamo magari quest'estate di riuscire a rendere giustizia anche al Bosco di Nova Siri. Bene, Sindaco, io nel ringraziarla, le chiedo se magari ha un messaggio da dare ai ragazzi di Cinema da Mare. Io ho sempre lo stesso messaggio che poi è quello che mi porta a salutare questo splendido, questa carovana. Io la chiamo carovana vera e propria, che è meravigliosa. Io posso soltanto fare un saluto, un in bocca al lupo a tutti i filmmakers che hanno la fortuna di partecipare a questo evento. L'ho vista nascere e crescere, è una carovana che si è ingrandita sempre di più ed è importante, secondo me, per i ragazzi, perché vi dà l'opportunità non soltanto di avere una preparazione culturale, quindi in ambito di coloro che amano il cinema, ma credo sia una fase esperienziale che marchia le vite delle persone che hanno la fortuna di poterla vivere sulla loro pelle. Bene, grazie per questo bellissimo messaggio e ci auguriamo di vederla quanto prima e non vediamo l'ora di arrivare a Nova Siri. Benvenuti.
Grazie, sindaco.